L'iniziativa che oggi presentiamo mette al centro le donne su un tema che purtroppo leggiamo troppo spesso sui nostri giornali tutti i giorni, che è quello della violenza alle donne. I dati recenti Istat onestamente mi hanno particolarmente colpito, perché sono dal bollettino di guerra, dove si dice che le donne dai 14 ai 65 anni, almeno il 44% di queste donne ha subito nel corso della sua vita un atto di violenza sotto forma varie, che possono essere pedinamenti, esibizionismo, il tema dei social ovviamente che in questo momento sta venendo in avanti. Io credo che l'occasione dell'8 marzo, della giornata della donna, ci ha consegnato la possibilità di fare questa iniziativa insieme alle organizzazioni sindacali, che io ringrazio, per aver condiviso con noi questa sensibilità, e questa sensibilità che non poteva che partire dai nostri territori, che se volete sono quelli che hanno una particolare sensibilità sul tema, sui temi di civiltà, perché ovviamente pensare che un paese moderno abbia questi numeri è veramente impensabile. Un territorio ancora una volta che si dimostra innovativo nel quale laboratorio veramente di visione e di temi sociali, perché io ribadisco sempre di più: l'imprenditore non è solo un operatore economico, ma diventa un operatore sociale, specialmente in un periodo in cui le risorse dello Stato stanno diminuendo e quindi lo Stato sui temi del sociale sta arretrando, ed è doveroso da parte delle imprese, degli imprenditori, dei lavoratori stessi, prendersi carico di queste tematiche che poi rappresentano nel loro insieme veramente la grande coesione sociale che fa di un territorio moderno, innovativo, inclusivo e soprattutto civile. Questa iniziativa sostanzialmente è un impegno condiviso, imprese e lavoratori, dove ogni lavoratore potrà donare un'ora di stipendio, alle imprese sarà chiesto di raddoppiare questa eventuale ora, e che il cui ammontare totale sarà dato, devoluto all'associazione Candom, che opera sul territorio su queste tematiche, se non erro, da 24-25 anni ormai, quindi storicamente opera sul territorio. La raccolta avverrà tra il 1 marzo e il 30 aprile, e è un'operazione che sarà veloce e trasparente, perché una volta che saranno recuperate queste risorse saranno immediatamente veicolate all'associazione. Io credo che questo è un inizio di un percorso di civiltà in cui imprese e lavoratori insieme si accompagnano per dimostrare, partendo proprio dal nostro territorio, come dicevo prima, che è importante unirsi su questi temi di civiltà della nostra società.